antipatiche dove parlare di anarchia, ma in contemporanea c'è un convegno dell'avvocatura sull'urbanistica romana e quindi devo dividere tra le due cose. Io non commento, non posso solo che sottolineare l'importanza delle cose che sono state dette e dire che Adriano La Regina era nella commissione che è stata la commissione paritetica su indicazione del sindaco, quindi è un esponente che ha partecipato a questi lavori della commissione su indicazione del comune. Dico questo anche perché penso che sia giusto ricordare a tutti noi che il 3 agosto del 2013, con un atto importante, a pochi giorni dall'insediamento di questa giunta e di questa amministrazione, il sindaco ha chiuso via dei Fuori Imperiali. Ricordiamo l'evento del 3 agosto, che è tanto un po' sintomatico, un po' metafora di tutte le nostre difficoltà di questi mesi, perché proprio mentre chiudevamo via dei Fuori Imperiali ci fu una contestazione, allora c'era la protesta della discarica del Divino Amore, nel senso che questa amministrazione è proprio quindi, caratterizzata da eventi importanti di rottura e contemporaneamente diciamo di contestazione. Quella serata è stata è anche una metafora di questa amministrazione. Dico questo perché era importante sottolineare il fatto che siamo qui, ne stiamo parlando perché c'è stato un atto importante che nasceva ed era radicato nel programma elettorale di Marino. Qui c'è Rita Paris, che è responsabile della parte che riguarda i Fuori Imperiali nel programma elettorale. Quindi si è aperta una stagione, una prospettiva completamente diversa rispetto al passato, e adesso bisogna dare corpo a questa prospettiva. Ci sono stati fatti importanti successivamente, nel senso che l'area di Via dei Fuori Imperiali è diventato un luogo in cui si sono organizzate una serie di eventi e di attività che consolidano il fatto che l'area possa essere esclusa alla viabilità. Ricordiamoci che per tanto tempo, per tanti decenni, l'obiezione era: non si può togliere il traffico dai Via dei Fuori Imperiali perché Roma collassa. Credo che oggi non c'è più nessuno che possa sostenere questa tesi, a dimostrazione del fatto che avevano ragione di Cedena, avevano ragione di Lucia, avevano ragione tutti quelli che in questi decenni hanno sostenuto che il problema non era un problema di mobilità. E questo non vorrei che adesso diventi il nostro tema, non è più la mobilità, ma diventa la regionalizzazione di Via dei Fuori Imperiali. Se contemporaneamente all'attività che si svolgono nell'area riconquistata la pedonalizzazione, è importante riaffermare la centralità del progetto Fuori nella sua interezza. E penso che questo sia l'impegno che in questo momento come amministrazione dobbiamo avere. Abbiamo avuto un grande successo di attività nell'area. Anche le cose che possono sembrare più marginali, penso per esempio all'iniziativa che è stata all'evento che è stato fatto nel Foro Augusto con l'iniziativa di Paco Lanciano e di Piero Angela, che ha avuto un grande successo di pubblico. Questo non è in contraddizione con il tema del progetto Fuori. Sono dimensioni diverse che devono e possono andare insieme. Che cos'è che bisogna appunto evitare? Bisogna evitare che questa dimensione del progetto Fuori, della sua interezza, che è nel modo in cui è stato raccontato, non c'è bisogno che lo sottolineo, è una grande, prima di tutto è una grande operazione culturale di valenza urbana, venga riaffermato e in qualche modo proposto. L'elemento che mi è sembrato importante sottolineare dell'esito della commissione, che ripeto è stata voluta dal sindaco, l'abbiamo voluta come amministrazione, è quello che ho sollevato nell'articolo di Repubblica i primi di gennaio, appena finito il lavoro della commissione. Cioè, a me è sembrato che il rischio che noi stiamo correndo qual è? Che non diciamo parole chiare, nitide, cioè che si continui un po' nell'ambiguità che il progetto si è portato appresso negli ultimi 10-15 anni, ambiguità che ne ha paralizzato la realizzazione.
Quello a cui io tengo è la chiarezza degli intenti. Il documento, che ha tanti aspetti positivi, però su questo è un elemento ambiguo, perché dice in un punto che la questione dei fori imperiali deve essere mantenuta nella sua vista prospettica, però se quando si parla dei singoli fori dice che bisogna erodere la strada per consentire la riunificazione, quindi tiene un po'. Allora, io credo che la parola che noi dobbiamo mettere al centro di questa operazione è riunificazione, fare una scelta. La scelta deve essere chiara e nitida, come tutti i progetti scelgono. Qual è la scelta che dobbiamo fare? Secondo me la scelta, prendo a prestito ed è ovviamente in carico alle cose che ha detto Adriano Vergina, è la riunificazione dello strato archeologico. Tutto quello che viene, tutto quello, il resto viene dopo. La scelta che noi dobbiamo assumere è la riunificazione dello strato archeologico, cosa che era già presente, questo tema era già presente ed è il punto di partenza da cui secondo noi si può muovere nella elaborazione, nella critica che aveva fatto Bottini al documento del 2007. Noi abbiamo un piano d'assetto di tutta l'area, era stato fatto da una commissione solo comune, Bottini, sovrintendenza statale, si sottolineò due aspetti. Grazie. Sottolineo due aspetti dai quali secondo me bisogna ripartire, possiamo ripartire per aggiornare quel lavoro. Quali erano i due aspetti che sottolineavo? Uno, guardate che ci sono delle cose che riguardano il Palatino, riguardano alcune aree archeologiche che in quel lavoro erano state un po' messe alla carrone, ha detto guardate che lì la sovrintendenza statale ne sa di più di quello che avete scritto. Seconda cosa, disse con molta chiarezza, guardate che l'area di via dei fori imperiali e il progetto fori non è solo via dei fori imperiali, comunque l'area di via dei fori imperiali l'avete considerata come se fosse uno spazio unitario, invece è uno spazio diviso in due per il semplice motivo che da Largo Corrado Ricci al Colosseo ha una caratteristica, da Largo Corrado Ricci a Piazza Venezia ha tutt'altro carattere. Terzo aspetto che mi viene in evidenza è tra Piazza Venezia e Piazza del Colosseo, cosa è più importante da un punto di vista, cosa è più rilevante? Piazza Venezia o il Colosseo? Bottini dice il Colosseo, perché Piazza Venezia è importante nella misura in cui continua ad essere il nodo di divaricazione della viabilità. Arrivata a Piazza Venezia si va verso il mare oppure si apre la direttrice che andava verso San Giovanni, che era una delle espansioni verso est della città. Se togliamo o se si sceglie la riunificazione dello strato archeologico, Piazza Venezia cambia completamente aspetto. Sono tre esempi semplici, molto concreti, di come si può riattualizzare uno schema di assetto che è il progetto fuori realizzato in attuazione del piano regolatore generale che l'amministrazione comunale ha in casa e che deve essere riattualizzato. È uno degli scopi della commissione che è stata istituita, la commissione. L'incarico era proprio questo, di comprendere in che modo poteva essere riattualizzato questo studio. Da questo punto di vista non sono venuti elementi chiari, secondo me bisogna ripartire da questi tre elementi di fondo della relazione Bottini per aggiornare il progetto e avere una visione insieme. D'altronde, una delle cose che più conquista quando il sindaco racconta di questa vicenda è proprio il fatto che dove, in quale nazione un patrimonio così importante poteva essere tagliato da un nastro di asfalto? Io resto esattamente alle parole del sindaco, il nastro d'asfalto in quel punto non ha motivo di esistere se non si parte dall'obiettivo di riunificare lo strato archeologico che c'è sotto per poter camminare sul pavimenti dei fori imperiali progettati e costruiti da architetti famosissimi, grandi come Piazza Navona. Non capisco perché ci dobbiamo togliere questa possibilità. Lo schema, l'idea di fondo che c'è nel progetto fuori, che c'è sempre stata, non è quella di un parco archeologico chiuso e recintato, anche questa è un'ambiguità. Il progetto fuori è uno spazio pubblico completamente aperto soprattutto alla vita quotidiana dei romani e si svolge non secondo l'asse che da Piazza Venezia va al Colosseo, ma come è stato detto con Via della Consolazione, con le trasversali Via Bonella e la prosecuzione di Via Baccina, scendo e arrivo a Via della Consolazione, così come da San Pietro in Vincoli scendo e ci sono ancora le tracce della strada che passa vicino al
alla Basilica di Massenzio attraverso il Salvo sul Palatino. Cioè ci sono tutta una serie di trame trasversali rispetto al modo con cui oggi noi usiamo quel pezzo di città, che sono completamente sconosciute. Mi proprio perché... Io ho letto la lettera funzionale dello Stato, mi scusi, la interrompo, non che so c'è niente, eccetera. Senta, ma pregherei però, esprimendo un po' il parere che nessuno osa dire, di accelerare. Ho finito. Perché dopo un discorso, no, io non ho finito, del professore Adriano Regina, mi scusi, lei, in quanto sempre il Comune, non può permettersi di continuare a parlare con queste unità, ma le Engle non sono... Ma lei come si permette di interrompere? No, c'è problema. Io ho chiuso, stavo solo descrivendo. Scusa, ho finito, stavo solo descrivendo qual era il contenuto dei materiali che l'amministrazione comunale ha in possesso e quali possono essere i punti di partenza del lavoro successivo. Proprio per evitare una deriva che potrebbe succedere in questi mesi o in questo frangente, di fare in modo che mentre proseguono le attività importanti sull'ambito dei fondi imperiali ci perdiamo di vista l'esigenza di avere un progetto unitario. Chiudo con un'ultima notazione che nasce sempre dal materiale che noi abbiamo in amministrazione comunale. Questo schema di insieme è quello che autorizza o che può autorizzare, può dare coerenza ai singoli interventi che possono essere fatti, alcuni dei quali sono già programmati, come sono stati programmati in questi mesi e nei prossimi mesi. Per esempio la chiusura di Via dei Cerchi, che è un pezzo di questo progetto, può essere già anticipata nei prossimi mesi, con l'obiettivo di unificare l'area del Circo Massimo con il Palatino. Tanto più questi interventi sono sostenibili, sono importanti, quanto più c'è una visione d'insieme di quello che viene fatto. Il rischio è questo, che noi pensiamo di poter ottenere il progetto fuori senza mai dirlo, facendo per singoli pezzi e sostanzialmente proponendo una cosa nascondendo l'obiettivo finale. Io credo che proprio in un momento come questo, in cui è vero che la politica è debole, questi progetti si fanno se c'è una politica forte, proprio per questo è il momento per riaffermare la centralità del progetto fuori nella sua unitarietà, perché su questo si costruisce una prospettiva forte della città, altrimenti quello che abbiamo davanti non è il progetto fuori, è un'altra cosa, va benissimo, però mettiamo da parte i riferimenti alle cose che ci ha detto la regina, al progetto di Benevolo e Scoppola, stiamo facendo un'altra cosa, magari bellissima, ma stiamo facendo un'altra cosa, e questo è bene che ce lo diciamo. A me quello che il conto è, quello che mi interessa, è la chiarezza e la nitidezza delle cose che ci diciamo. L'ambiguità con cui si è costruito in questi ultimi 10 anni il dibattito sul progetto fuori non gli ha fatto fare un metro in avanti. Se tutti siamo per il progetto fuori dobbiamo pretendere chiarezza, anche a costo di dividere la platea. Grazie molto.